Tante anime, un solo interlocutore invocato ai piedi di Palazzo Santa Lucia, sede del governo regionale campano. Senza saperlo si sono dati appuntamento i lavoratori TES, quelli di Campania Innovazione e i dipendenti dei consorzi di Bacino Beneventani. Tre vertenze diverse e una sola protesta, con blocco del traffico improvvisato, camminando sulle strisce pedonali avanti e indietro. L'ennesimo segnale che la situazione lavoro in Campania vive un nuovo momento critico. Sentiamo nell'ordine le rivendicazioni dei rappresentanti TES, Campania Innovazione e CUB Benevento. Sono un dipendente della TES Costa del Vesuvio, attualmente in cassa integrazione in deroga. Era la società di sviluppo dell'area Torre Sesta Biese, nata nel 94, perché non è una società nata di recente, da quasi 20 anni. Noi adesso siamo in liquidazione, come i colleghi di Campania Innovazione, e siamo in cassa in deroga dal marzo del 2013. Attualmente, fra l'altro, non abbiamo nemmeno la deroga, al momento non abbiamo nemmeno la proroga, in quanto il commissario liquidatore sta giocando con la regione per chiedere soldi per la liquidazione. Quindi ci andiamo di mezzo noi che non percepiamo nemmeno la cassa integrazione. Siamo la società Campania Innovazione in liquidazione, dove lavoriamo per lo sviluppo di questa regione, per la regione Campania, e dove proprio questa società che lavora per far sì che costruisce nuovi posti di lavoro mette i suoi lavoratori alla fame. Aspettiamo stipendi dal 2012, stipendi dal 2013 e ci ha portata alla fame. Noi stamattina siamo qui in presidio permanente con tutti i lavoratori, diciamo, della regione Campania coinvolti nei consorzi di bacino per chiedere alla regione e agli assessori di settore, ambiente e personale che ci sostengano affinché il governo stanzi i milioni di euro che ha promesso di stanziare per la salvaguardia di questi lavoratori. Sono più di 3 anni che stiamo in lotta, in particolare il Beneventano è fermo senza stipendio e senza speranze concrete nonostante una lunga lotta da diversi anni.